Live e tiriamo pugni. Tiro pugni in posti inconsueti. Appena stati insultati. Salve signor cinese. Si sa fare i cazzi suoi. E si prende i pugni. Ovviamente. Salve a tutti, salve a tutti. Abbiamo una serie di ottimi in squadra comunque. Samir, Andanovic, io non so i tasti però per parlare. Se schiaccio così parlo, sì che sto parlando. Se tenete premuto T iniziate a parlare. Ciao. Ma ti sento doppio così però. Ciao. Ma sono ancora sull'icona di Kai Kamil. Signor Terenzio, io sono ancora sento triplo. Signori, sono ancora. Abbiamo capito. Va bene. Se vuole l'aspettiamo. Ok. Ecco, vedo l'aereo. Io non qua capire come un UFO. Si fa mutare la gente con noi, perché è una donna. Non lo so. Vabbè. A dove vogliamo scendere? Scendiamo qua! Signor Frasica, non si preoccupi. È un po' lontano, possiamo provare. Direi di scendere qua. Io metto qua. Qua. È tra pochissimo. Qua. 3, 2, 1, scendete. Ma lei è già sceso? Eh sì. Oh cavolo. Eh sì. Ma... quanti punticini sulla mappa? Voi che colore siete? Giallo. Giallo, okay. C'è anche il mio. C'è uno a destra, uno a due a sinistra. Vai nel mezzo. Ai ai. Oh. Per quanti ce ne sono? Tu li scegli male i punti da tirato. Signor giurato. Ma qua stai dicendo? Quanti ce ne sono? Siamo noi, quelli che vuoi. No, c'è un sacco di gente che ho visto in Ma ci sarà sempre un sacco di gente. Siamo 100 persone su un aereo che ne porta 10. Sì, andiamo al risparmio. Che poi il senso sono voli di low cost. Non potevamo ammazzarci già su. Aia. No, cosa succede? Aiuto. Aspetti, devo andare a salvare Terenzio. Che succede? Si è incastrato là sopra, non scendeva. È andato all'altalena. E sai cosa? Cosa che capitano anche quelli. Vabbè. Tutto è bene quel che finisce bene. Adesso c'è la balestra in zona, visto che mi sono trovato. Io ho trovato una KM. Del leader. Ho trovato tutto per la difesa, ma non fa niente per del leader. Del leader. Però anche i buoni per il giorno dopo. Se si chiama un M416, sì. Non ho spazio. Come dai? Io non ho ancora un'arma. Per favore. Io ne ho anche troppe. Io ne ho due, ne vuoi una? Cosa? Dai. Di arma. Ho trovato una pistola a destra. È del Lidl? Ah, ho trovato una pistola a destra. È originale? È un formaggio all'aglio? Non lo so. Ah, ma questo è con noi, ok. Sì, siamo... vabbè. Ha rischiato. Puffu! Allora... tanto che c'ho silenziato la pistola, non c'ho la pistola. Che mondo ingiusto. Che la mondo mondo. Da che mondo è mondo? Ma siamo dentro la zona sicura di poco, siamo lì. Oh, bene. Sì, adesso ci spostiamo tranquillo. Possiamo mettere su un villaggetto qua. Facciamo i messicani. Io accenderei... tira fuori il bushbox, va. Ah, ci mettiamo qua dietro. Cos'è sta roba? Guarda, abbiamo anche le scorte di... ragazzi, conviene morte a bassa definizione. Cosa? Seguite il blu. Blu. Al blu sta andando un po' troppo veloce. Guidando un veicolo. Blu, mi piace tu. Ma se fosse un tacchino? Glu. Mi piace tu. Magari è un tacchino che beve come un cammello. Glu. Aia. Cos'è? Aiuto. No, è lui. Vai, ma... ok. Isteriato di gruppo. Ma no, cosa fa? Tutti dietro così. Vabbè. Entra, raccogli. Ho letto tanto bene. Vabbè, pensiamo sempre come al solito. Sì, i due coglioni dietro. I due coglioni dietro e beccheranno il colpo nelle chiappe. Esatto. Ho l'antidolo ispico, l'unica cosa salve. Che ho provato. Ha suonato il clacson. Sì, salve, dove va? Oh, sparate. Dove? Non ho visto. Oh, ma io se mi giro ti sparo in testa, cos'è sta roba? Io scendo pure. Ho perso mezza vita. Sono proiettili. Vieni qua, ti lascio l'arma. Vuoi l'arma? Dove sei? Dai, sopra. Mannaggia. È morto il nostro blu. Io entro nella palazzina.
Allora, siamo asserragliati qua come dei crumiri. Come dei negri. Ho finito. Ma no, ma cosa sto tirando? Ce l'avete poi? L'ho notato. Signore, chiuda la porta. No. Ma, aia. Chi è morto? Ah, entra Costa, entra, entra. Dobbiamo tirare su Beppe. Ma sono morti tutti, ma gli altri? Dov'è? Non lo so. Qualcosa che mi puzza. Resurrezione, la madonna. Ma sia fermo! È alla sopra. Dov'è che è? È al primo piano. È al primo piano. Mi si è disconnesso proprio quando ve lo stavo dicendo. Ah, però ottimo. È un complotto governativo. Ok. Comunque, quello che hai ucciso tu lo vedo io alle spalle. Occhio, ti stanno sparando. Quello che hai ucciso tu l'avevo preso io alle spalle. Sì, ho visto, visto. Credo tu ce l'abbia dietro a sentire del rumore. Io so. Oh. È lì, è sopra il primo piano. Oh. Attimo. E ce l'hai uno di fronte. Dove è finito quello che avevo atterrato lì? Lo so, ma se vai così largo. Ah no, è morto. Ok, c'è solo quello al primo. No, ce n'è un altro lì a sinistra. Piedi, di spalle. Sì, quello deve essere... Via, scatta via, perché c'è quello al primo piano che ti... Ok. Sì, è lì alla finestra. È lì alla finestra. Il problema è che non ho più colpi. Lo so. Cioè, no, i colpi ce li ho, non c'ho più vita. Aspetta, con... però non sei da tastiera. Perché sennò con Q e D potevi inclinarti. Magari eri più al coperto. Sto bene, non c'ho niente. Se riesce a tornare, il mio cadavere dovrebbe avere qualcosina. Però... No, io non ho opto, più niente, opto per l'altra soluzione. Non volevo cambiare caso. Ma non la benzina. Beviti la benzina. Nel dubbio mi do fuoco. E vabbè, tutte cose inutili, mondo Ken. Una benda. Ole. Ma no, sono colpi. Già. Niente. Da una parte io ho ammazzato tutta la squadra, dall'altra non ho più vita. Dall'altra lui ha ammazzato la nostra di squadra, quindi siamo pari, però ho visto che ancora nella finestrella. Eccolo. Eccolo. Sì, è lui. Ha preso l'auto. No, sta guardando le nostre casse. Sta guardando le casse. Salutando le casse. Sta ballando. È dietro le casse. È lì. Mannaggia. Questa è meglio la pistola da quella distanza, lo sai, almeno in culo. Non ce l'ho la pistola. Ah no, sì, ce l'ho. Aia. In realtà però sto cercando un medikit. Scivolato. C'era una banana. Non so perché mi dico di trovato lag nella E. Che strano. Poi quando vedrai il titolo della live dirai: ah cavolo, però ci stava, cade a puntino, proprio perfetto. Questo per qua adesso, dove... ecco. Beh, lì ci sono un sacco di pistole. Silenzio. Dica. Passi. Ah, sono esplosioni in lontananza. Esatto, sto punto. Lo vedete? No. Ok. Porca. Non abbiamo visto lui, ma lui ha visto te. No. Porca, nella stanza chiusa. Adios. Fa vedere. Ah, dove sei tu? Ma nella direzione giusta almeno. No.
Però è un pelo di margine. Stai andando proprio fuori dalla zona sicura. Ah, ok. Ti potessi segnare cose sulla mappa, ti direi, proverei a dirti dove andare, ma non posso. Devi tanto quello di San Colio cercarmi. Ho preso la macchina. Cazzo, è intelligente allora, ha capito che me ne sono andato. È passato anche qualcun altro dietro. Ah, però è andato nella direzione opposta, sì. Ok, basta. Salvo. Speriamo che qua dentro ci sia un medikit. No, da lì vai a sinistra. Lì? Sì. Almeno c'è un po' più di vita. Nel senso, di capanne, case. Beh, se c'è vita c'è anche morte. Piuttosto che quel gabbiotto e basta. Spy esplosioni solo all'orecchio destro. Cosa? Sento gli spy esplosioni, ecco. Ah. Ho notato. Ucciso. Lo sentivo in lontananza il piombare dei colpi. È così. Vabbè. E si conclude così la nostra prima. Così, la nostra prima avventura. La nostra prima disastrosa avventura. Dai, ci rifaremo con questa. Ora la nostra è peggio. Moriremo atterrando. Perché in realtà io sto già incastrando atterrando. Per cui ripartiamo. Signor Frassica, no. Metta pronto. Non sono ancora tornato nel menu io. Ah, ok. Cioè, solo problema. Ho va fatto bene. Un'altra sfida, ma non posso ottenere le cose. E vabbè. Grazie, gioco, vabbè. Grazie. Devi avere il pass. Se ma che se il pass? Non pass. Vabbè. Il pass è per completare le sfide. Cos'è stata sta bozza? È capodanno. Nel mio naso, più che altro. Sto sentendo il naso. Dai, che ci censurano. Signor Frassica, la vedo sottoterra. Anche lui si vede sottoterra. Io non mi vedo neanche. Non ti vedi no, il naso? Non mi vedo. Questo l'hai sentito arrivare? Questo l'hai sentito arrivare? E quest'altro? Nulla. Bam, bam. Adesso... Cosa fa? Cosa fa? Comunque furia. Siamo finiti nei scavi romani. Dove cacchio noi siamo in squadra con Metcan. È un Khan, è l'erede di Gengis Khan. Sì, è sto laggando un pochino stasera. Metti il Khan, togli il Khan. Eh sì, come passa disse... il Khan e togli la cera. Ti trovo qui e mi ritrovo a volare in aria. Oh, sarà un piacere adesso giocare. Quello ride. Stava soffocando. Khan che abbaia non morde. Khan che morde non morde. Perché però in realtà abbaia. Sempre allora... questa mappa qua. Ci è piaciuta tanto, io direi sì. Scendiamo... A El Perdido. A Ciupa Rosa. A El Perdido. Ciupa Rosa. Andiamo alla Svandissa. È troppo lontano. Infatti, quello. Non ci arriviamo lì col paracadute. Potremmo scendere qua. Vabbè, o direttamente. Qua. Potremmo scendere direttamente nel graveyard. Qua, ah, ma siamo già passati. Però... Che... Ma si è lanciato? Ma cos'è? Ma si è lanciato. Scendi. Verso il punto blu. Verso il punto blu. Puoi aspettare i tuoi lanciati. La cadutista della domenica. Niente, devo aprire adesso il paracadute perché sennò non ci arrivo. Io appunto blu che hai segnato spero non sia il Power Grid che c'è. Ah no, ok, un po'. Io spero non sia il Power Rangers che c'è. A parte che questi colori li stiamo essendo davvero i Power Rangers. Oddio, io sono tutto bianco, quello lì è... No, dico le icone. Perché quello è l'icone. Terrone. Ah, ok. Uno è sardo e quell'altro è mongolo. Beh, per scendere. Arriva è un cane. Per scendere. Cos'è Stonehenge? Vabbè, minchia. Sembra... C'è un po' troppo da... È un quartiere hippie abbandonato. Cos'è? Vabbè, dai, lì di fianco vedo altre robe. Vabbè, ho già trovato la mini Uzi che è devastante da vicino. Vabbè, io vado direttamente ai capanni qua a fianco. Visto che lì è piccolo. Vadi. Guarda che c'è il sidecar qua. Vado a prendere, costo tu.
Come? Aspetta, no, io devo vedere qua le capanne. Le moto arrugginite. Le lamiere. Le arnie. Ma questo non è ancora sceso. Sono sceso adesso. Dove hai visto il sidecar tu? Ah, lì. Però ho raccolto un puntatore laser. Hai raccolto puntatore laser. Vediamo un po'. Adesso sembra di essere finito in Fallout, però va bene. Macchina. Che macchina sono io? Ah, sento un rumore. Ho trovato un S18 qualcosa. Sì, ma prendimi, che cazzo. Vuole sì, essere investito. Da dove? Io la raggiungo da dietro. Sto facendo il giro dietro la casa, mi sa che sono vicinissimi. Quella madonna. Cos'è successo? Stavo scherzando io su Fallout. Li avete visti? Una nuke. No, so che mi hanno colpito quando ho parcheggiato la moto, ma non so dove sono. Penso siano qua in zona. Comunque. Perché io ho un fucilozzo, se li becco da vicino li faccio fuori. E allora stai negli spazi stretti. Eh sì. Una siringa di adrenalina. Una siringa di crema pasticcera. No. Una sacca Porsche. Eh sì, per rendere più appetitosa questa Battle Royale. E beh. Allora, comunque, seriamente non so dov'è il tizio che mi ha sparato. Nemmeno io. Anche perché mi ha tirato due colpi, poi mi sono spostato di un centimetro, non ha più sparato. E non capisco se era lontanissimo o vicinissimo ed era storto, boh, qualcosa del genere. Passi di chi sono? Io sto passeggiando al piano di sopra, ma nell'altra casa. Adesso vengo verso la tua. Ah, e qua il sedere? Ma io non ci andrei tanto alla leggera, visto che mi ha sparato. Aia, 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 dove? Da dove? Dov'è? Dov'è? Aiuto! Aiuto! È sopra il tetto. Ah. Che già non riesco a ucciderlo. Peppe, sopra il tetto. Sopra il tetto. Io sono qua, guarda, abbastanza al riparo. Credo stia venendo ad ammazzarmi, però. Ah, ok, l'ho visto. L'ho colpito ancora. Io sono oltre, sono nelle rovine oltre. Io sto provando ad arrivare, ma c'è il tizio che mi impedisce i movimenti. Dai, ci credo. Aia. Anche Gengis Khan è morto proprio diretto. Grazie, mi stai facendo resuscitare. Ricordiamoci che sopra il tetto il tizio. Ah, ho visto colori un po' alternativi. Dov'è? Ha tirato qualcosa, vero? No, l'ho tirata io. Ah. È arrivata anche una macchina, o sbaglio? Beppe, se sei sul tetto lo ammazzi, perché io lo sto tenendo impegnato da questo lato. Puoi saltarci sopra. Io sto facendo una siringa di adrenalina. Porca ma ho ucciso. ho sbloccato l'achievement drogato. E dietro di te, Beppe, dietro di te. Ah no, scherzo. Sono in due sul tetto, Costa. Addirittura. Sì. Cercando di arrivare da te. Chi? Tu? Io. Ok. Ah, cavolo. Un incontro. Senti. Che stanno arrivando qua, li sento. Sì. 3, 2, 1. Forza. No, ci sei. Angelo custode, sono un angelo custode drogato. Va bene. Sento. Era il mio bossolo. Io me ne andrei da qua comunque. Come? Ci distruggono. Gli rubiamo la macchina? E non so se ci arriviamo. Siccome fai è qua, è qua dietro. Ah, non ce la fai, siamo proprio sopra. Ah. E come facciamo? Segui me, fai quello che faccio io. Va bene. Ok. Allora, uno lo vedo, è ancora sopra il tetto. Voglio allontanarci per di qua, vieni. C'è il bombardamento. Io so, vieni.
Corri, 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 corri. Allora, dobbiamo capire, dobbiamo allontanarci verso quella zona lì, dai, corriamo. Faccio un'impresa abbastanza disperata, ma... Sì. Qui dovremo schivare di tutto adesso. Eh sì, ci conviene andare verso... È uguale, giriamo, cioè, a destra o a sinistra? Andiamo a destra, destra. Due tizi sono rimasti là. Bene. Signor Frassica, incroci le dita per noi. C'è anche quelle dei piedi. Tanto anche le orecchie. Salta, salta, salta e schiva, salta e schiva. Sì, dobbiamo entrare in un po' i capanni. Vai, 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 vai. Ok, ok. Vado all'altro. Ok. Mi medico io nel frattempo. Sì, sì. Ho trovato finalmente qualcosa. Ok, noi siamo... Mi sono perso. Siamo qua. Proviamo a scendere, andare qua sotto. Ok, aspetta che mi metto anche le ultime bende che ho. Non mi serve il piede di porco. Vabbè, mi ha scotto il dente. Ho recuperato abbastanza vita. Ho trovato 5 bende. Vuoi delle bende? Che io sono quasi pieno di vita. Pieno. Okay. Vieni, vieni. Ti lascio giù le bende. Sto arrivando. Rapidos, rapidos. Preparati a far fuoco. La due macchine, che è? Sembrava fine di Breaking Bad, non so. Andiamo da qua. Uno. Occhio che arriva l'altro, occhio, occhio. Faccio. Ne arrivano altri due. Oh, quando... finite colpi! Devo ricaricare! Hai, non hai più colpi, non hai più colpi! No! Sì! Ammazza lui! Ricarica! Ah. Ma dove mi va? Tirami su, tirami su, tirami su! Ho finito i colpi! Aspetta, mi sono... Oddio, che roba. Che casino. Ma ha tirato su anche il suo piede in porca. No, con la padella. Si sta prendendo a padellata. Allora, dov'è, dov'è? Ma dove vai? Oh, giù. Tanto, ma... È stato un bello bellissimo. Abbiamo ucciso Medusa Gaming. Tanto avevano zaino di livello 3, sto merda. Vieni a prenderti la roba, va. Aspetta che mi sto fregando le loro cose. Io mi prendo la padella. Sono Terence Hill. Allora, zaino. Non ha... Non ha cure. No, ok. Vabbè. Questo c'ha i band. Minchia se ne ha. Pugnatura, l'elmetto da schiva. Vabbè, non meglio di niente. M4 va bene. Che mi sto curando nel frattempo. Ma non lì il pad, cioè quello lì. Caricatore esteso non mi serve. Mi serve. Ma che colpi vuole? 5,56 che non ha, non li ha, non li ha. Vabbè. Fa niente. Ma ah, intanto però dai così proprio tanto. Tutto. Sta arrivando un altro mezzo. Macchia, macchia, macchia. Ah no, questa non me la perdo. Hanno tirato dritto? Sì. Non far niente. Fa dei colpi da 9 mm. Ah sì, vedo. Quelli che servono a me nulla. Mi prendo un coprifiamma. Oh, il fucile completamente accessoriato, non ho una munizione, non ho un colpo. Ho tutti gli slot pieni. Fai vedere se quest'altro aveva qualche colpo. Mi sto curando come meglio posso. Oh, questo siciliano. Ottimo. Ho 25 bende comunque.
energetiche. Anche me ne bevo una. Oh, i colpi di anno 7,62, perfetto. Eccoci qua. Adesso comunque 200. È qualcosa di devastante i micro Uzi. Sì. Io ho sparato col fucilozzo invece. Quello con lo due stesso giorni ho usato anche nella con due giorni. Ho con due colpi, due giorni di ritardo. Con due giorni li butto giù. Auguri. Puoi vedere? Allora, sì. Questo è carico. Questo mettiamo. Diamoci una destinazione. Vogliamo andare giù dove ho messo io il punto? C'hai la maschera d'aviatore tu, tra l'altro. Ah sì? Ho una mascherina, non mi c'è una maschera di gas. Olla. Ma noi dove siamo, scusa? Qua. Sì. Ah, mica, dobbiamo anche muovere. Abbiamo però due macchine, però, che possiamo prendere. Vieni. Vabbè, mettiamoci. Aspetta che segno il punto. Direi qua. Fa vedere. Sì, tanto con la macchina non abbiamo più problemi. Ah, ok, non avevo visto la nuova zona. Dove sei? Arrivo. Mi lascia giusto un cazzo di piede di porco che mi ha fastidio proprio a vederlo. Cosa vuoi, il pick up o abbiamo scelta qua? È uguale sinceramente, okay, dai. Prendiamo questo. Guido io, guidi tu. Vai, guida te, va. Andiamo. Mamma mia, come... Aspetta, beh. Dove sì, mettermi sulla strada? Sì, perché qua appena prendi una roba ti si ribalta tutto. Quella di un buggy lì in mezzo. Sta sparando? Sì, ma non a noi. Ho sentito qualcosa rompersi. Sì, probabilmente era lo sterzo. Era lo sterno. Stanno sparando proprio dove stiamo andando, dove sparando? Mi sembra di sentire qualcosa. Non so, sto cercando di rampare. Rampa, rampa. Scendiamo qua, eh? Oh, ah, no, 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 infatti. L'ho visto dopo. Siamo quasi. Ho una bella giornata di sole in Messico. Si prova a superare il confine. Esattamente. Ho una bella cartolina, villaggetto con l'albero morto. È una macchina a destra di quella cosa. È Mina Spirit, c'è l'albero morto. Cazzo, c'è gente. Aia. Ho visto uno dalla porta e faceva avanti e indietro. Ok, allora, provo a mettere un'altra zona. Vuoi provare ad andare... Ok, da quella parte non c'è quasi nulla. Provo ad andare da questa parte. Mi giro, è solo per non passare se andiamo qua su di loro. Guarda. Segui l'arancione. Sì, sì, va benissimo. Ma infatti mi puzzava di gente in quella casa. C'era di un buggy fuori. Ho sentito i freni piangere. Data la sabbia in gola. Beh, sì. Alzi il finestrino. Adesso, ma... Lei faccia partire l'aria condizionata. Non c'è, non l'ho pagato. Oh no. Fa caldo. Mi sudano le mani e non posso sparare. Ci sono 56 gradi. Oh cazzo, arriva un'altra macchina dall'alto della montagna. Oh madonna. Dobbiamo entrare velocemente. Ok. Aia, sparano i piedi. Vieni, vieni, vieni. Fatto. Cosa? Sparano qualcuno di invisibile perché non vedo i colpi. Ma chissà da dove. Qua ci sono delle bende. Là. Consiglio di scendere e venire dal mio lato. Ma sta sparando da dove? Ok. Aia.
Aia. Il tuo lato è di là. Quindi scendi qua, qua. Aspetta, eh. Oh, cavolo, sono in trappola, quasi. Bevo una bevanda energetica perché ho sete. Lo bevo. Anzi, mi do un kit medico per non morire. Mi ha tolto tutta la vita. A me ne ha tolta metà. Non è che me ne devo mettere 18 di band. Io aprirei sta porta e scapperei. Sì. Io. Aia! Come aia? Mi sono chiuso la porta in faccia. Scavalca! Non ho seguito nessuno. Vuoi vedere qua? Andiamo oltre. Sì, sì, sali, sali. Ah, chiudi. Opero. C'è un quadro. Valore o... Ah, non lo so, devo chiamare il mio esperto. È diventato affari di famiglia. Avete sentito che è morto il vecchio di affari di famiglia? No. Sì, morto tipo l'altro ieri. Ma Beppe è ancora vivo in tutto ciò. Non lo so, forse l'ha rimpiazzato. Non lo sto immaginando. Allora. Ora mi finisco di dare le cure. Sto curando a rate. La gioia dei tifosi. La persona lunga 50 anni, 40. E quando sopravvivi capita. Ah, ma c'è davvero Capitan Hook? Io prima stavo scherzando. Ha ucciso un Husky con una granata frammentazione. Oh. Sto immaginando la scena. Ok, dai, scendiamo, proseguiamo. Beh, Capitan Uncino però è comodo da sganciare le granate. Gli restano appese. E si fa la, il braccialetto. Allora, la zona sicura, siamo fuori di brutto. Sì, direi c'è la montagna gambe, anche in mezzo. Gambe in spalla e saliamo la montagna. Che belle texture. Si può rampare la montagna, incredibile. Volevo diventare un cavallo di Skyrim prima o poi. Saremo visibili come pochi, però vabbè. La via più veloce. Faccio zig zag zig zag. Zig zag zig zag. Ecco. Allora. Muto che esamino l'ambiente. Muto che esamino. Nel muro. Sì, un muto che... Basta che gli paghi il muto. Comunque giuro, non so da dove ci ha sparato il tizio che era... Era dietro. Da dove siamo arrivati noi. Quindi... Pappa veloce. Ti hanno sparato? No. Hanno sparato da sta parte, però non credo a noi. No, spero di no. Fai una rassegna veloce, vedi se c'è qualcosa, se no andiamo avanti. Niente di utile, nessuna munizione che serva a me. A te non lo so. Giubbotto livello 1. Ah, ce l'ho già. Non so, o guardo quello di sopra. Qua c'è un fucile a pompa con cartucce, se ti serve. Fa vedere, se sono calibro 12, sì. Sì, sono calibro. Vai tutto dritto attraverso l'altra porta. Ottimo. 10 colpi in più. Qua c'è un vector. Aspetta, sta arrivando un mezzo. La moto. Non di un buggy, qualcosa. O di un moto buggy. Di un moto buggy. Vengi. Finché la moto non la strada è lunga. Aspetta, la zona sì. Ah no, è qui in torre. Oh, elettricità, cazzo. Corri. Corri, Forest. Sto correndo. Occhio che appena giriamo l'angolo c'è una casa. Vorrei che ci sia qualcuno dentro. Aia, aia, brucia. Non sto sentendo. Aia.
Allora, queste case sembra che non le ha girate nessuno. Ma siamo già lontani rispetto alla... E lo so, adesso ci muoviamo. Sempre al metro di livello 1. La M16. Così faccio il cambio. Aspetta che chiudo sta porta, mi sdraio. Ok, siamo rimasti in 29. Ma non c'ha colpi sta M16. Che sfiga. Niente, tengo il mio. Due laser, non mi serve. Silenziatore per mini uzi. E mettiamoci. Dobbiamo partire. 50 sì, secondi. Andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Che discesone. Alta forest, anzi no, che crepi. Io sono già no, saltato. No. Aia! Pazzo. Hai un colpi da sinistra con le case di in alto. Sta sparando a noi. Quindi ci no, non a, non, okay. Non a noi, ma arrivano da lì i suoni, quindi muoversi. Sì, sì. Io starei proprio al limite comunque. Vuoi entrare qua? Stiamo nel posto che è al limite. Vedi che un pezzo di ventro, per cui... E noi staremo in quel triangolino dentro. Qua. C'è un giocatore alla tua sinistra. Alla tua sinistra di chi? Ce n'è più di uno. Occhio, occhio. Scappa, 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 scappa. Alla sinistra Don Matteo. Scappa, scappa, non tornare. Scappa perché sono in due e sono anche ben... accessoriati. Mannaggia. Aiuto! Come attraverso la strada andare... Beh sì, così va bene. Vai in quelle nelle prime case che sì. Trovi di davanti. Beh, volendo puoi stare anche fuori dalle case nascosto da qualche parte. Vabbè, magari vado al piano di sopra. Ma dai, io spero ci fosse la porta di qua. Chiudi la porta. Oh, vado direttamente al piano di sopra. No, mi metto in serve. L'ha cambiata l'area comunque. C'è un medikit, un qualcosa del genere. Devi... Quanto tempo c'è? Un minuto e mezzo ancora. E devi farne un bel po' di strada, e passare tutto l'incrocio e arrivare al porto. Oh, qua. L'ho preso? Preso... Sì. Sì, sì, ce l'hai addosso. Occhio. Se hanno passi o sparo. Guarda la porta. È qua la porta. Ma io devo scappare, però. Devo andare di là. Devo rischiarmela. Quanto lontano? Troppo lontano. Affacciati un attimo dalla finestra, scusa. Guarda di... Ah, guarda proprio a destra. Ponte lì, la strada che stai guardando. Quindi lì c'è il ponte. E o tiri sulla sinistra. Devo andare sulla sinistra. Devi andare. Vado sulla perché sinistra. Perché sennò poi passa... No, passare il ponte non serve un devo cazzo. Devo andare, 30 secondi. Vai, vai. Guardati vai, dietro vai, prima vai, di partire. Vai. Palle che non si può girare la telecamera mentre fai lo spettatore. Hai equipaggiato il fucile a pompa? Sì. Cambia se lo trovo. Sì, sì, ho fatto, ho fatto. Occhio qui. Lo so, ma devo passare comunque.
Riesco a infilarmi qua da qualche parte. Occhio, stai andando troppo in mezzo. Conviene stare un pelo fuori dalla zona. Tanto adesso arriverà gente correndo da tutte le parti. Eccolo, ok, una a destra, una a destra. C'è una all'altra destra. Dirige, passate in mezzo alla strada. Se lo trovi qua, qua dentro questo di... Aspetta. Trovi dentro. Va bene. Ah, non su. Ah, da dov'è? Vabbè. Dove si esce? Si è stretta un po'. Mettiti qui all'angolo. Fai sulle gomme. No, stai lì. Non fare più niente. Oddio, mi dovrei curare. Non c'ho nulla per curarmi. Beh. Lì c'è un medico. Lì c'è un medico, infatti. Dai, puoi fare la musica della mia... Ok, è un minuto, poi si stringe ancora. Adesso guarda. Ma dai. No, dai, ti preparo la musica per il settimo turno. Magari. Allora, se hai intenzione di stare da casa a casa, tieniti pompa direttamente. Sì. Ammazzatevi, forza. È arrivato il momento di bere una birretta. Se me ne dai una anche a me, che mi curo. Ah, tu devi sparare. Mi devo curare. Si cura con bevo tutto. Per non pensare. Bevo per non sparare. Hai 7 secondi e si stringe, te lo dico. Vado. Occhio a destra. Ma... Balta! Entra dal vetro. Chiuditi. Ma cazzo, non l'ho chiusa io? Sì, forse sì. Non lo so. No. La finestra. No, non stare davanti alla finestra. Allora. Non sai che è una cosa per terra? Disegnati un mirino sulla fronte. Non ho i pennarelli. Ho un fucile della Madonna per stare. Questo? Ah no, è M16. Niente. Ho un sciancopiede di porco. Esplosa una bomba. L'area si sta restringendo ancora. Aiuto! Costa. Aiuto! Si sdrai sotto una finestra. Non in mezzo alla porta. Vadi. Strisci. Aia. Non di lì. Aia. Si gira. Così. Attenda. Io non vedo una mazza, c'è cioè proprio la cosa più E fa niente, non ti vedono nemmeno loro. Qualcuno corre. Tanto ne hai uno a destra e uno davanti. Hanno appena girato la casa, stanno tirando dritto per la zona sicura. Ok. Quindi potresti seguirli. Aspetta, ce n'è ancora uno. Esci dalla porta e seguili. Vai dritto. La porta? Sì, perché il vetro sullo spacchi ti sento. Ok. Questa porta? E una qualsiasi. Stai sulla sinistra, non in mezzo alla strada. Occhio a girare gli angoli, adesso è sì. Facile che te li trovi dietro. Non c'è nessuno, stai fuori. Occhio che ho sentito passi a sinistra. Eccolo, no. Vai. Sono morto. Perché non hai sparato? Mi stavo sparando. Ma non l'hai proprio colpito quello, l'hai colpito? Con un colpo credo di sì. Adesso vedo la deathcam, ma io ho sparato. Devo schiacciare. Minchia, col fucile a pompa a quella distanza dovevi ucciderlo. O è lento a sparare? Che magari è un colpo. Ma non è che non c'è... No, i colpi c'è. Ne ho 5. Sì. Peccato. O lo scar è più veloce. Io ho sparato. Boh. È arrivato quarto. Lo so. Abbiamo visto. Però era team, per quello sono arrivato quarto. Vabbè. È andata così.
Non so perché, ma o non mi ha preso il mouse, però... Io ho sconvinto... Io per sparare ho sparato, però... vabbè, è andata così. Concludiamo... Per stasera concludiamo comunque con un quarto posto. C'è stata molta azione, direi. Più delle altre volte, dai. Sì, dai. E beh, ci diamo la buonanotte e alla prossima, direi. Buonanotte. Ciao, ciao. Alla prossima. Ciao a tutti.